Buon pomeriggio. Grazie, buongiorno a voi. Allora, dottoressa Porro, dopo gli oltre 40.000 visitatori dell'edizione 2012, non potevate esimervi dal poter organizzare nuovamente un evento così straordinario, mi permetto di dire. Le aperture serali, concerti, visite guidate dentro Castel Sant'Angelo. Come lei sa, il Castel Sant'Angelo è uno dei monumenti più visitati d'Italia, di Roma naturalmente, con circa 1 milione di visitatori ogni anno. Dunque è un edificio che offre tutta una serie di straordinarie bellezze al visitatore e quindi è molto amato e molto apprezzato da tutti. E questo l'abbiamo visto in particolare con questa bella iniziativa che lei ha descritto e che si chiama Notti d'estate a Castel Sant'Angelo. E dunque dal 2 luglio all'8 settembre il castello è aperto la sera non soltanto i visitatori possono percorrere le visite che normalmente vengono organizzate all'interno del castello, ma ci sono anche delle aperture straordinarie, si possono visitare le prigioni storiche. Mamma mia. Oppure la stufetta di Clemente VII, che è un gioiello architettonico e decorativo straordinario di Castello. Leggevo anche il passetto di Borgo, il famoso passetto di Borgo. Sì, il famoso passetto di Borgo è aperto soltanto nel primissimo tratto. Ecco. Anche perché ci sarà poi un'apertura un po' più in là a seguito di un progetto di valorizzazione che è stato soggetto di un protocollo d'intesa fra il Vaticano e la nostra amministrazione, quindi soltanto un piccolo pezzo, però ecco, il passetto è una delle cose che interessano di più i visitatori. Immagino. Tra l'altro volevo sottolineare che ci saranno il biglietto d'ingresso, che è di 10 euro, prevede visite guidate gratuite in italiano, in inglese, in francese e in spagnolo. Però, insomma, non solo, ma la visita è anche arricchita da concerti che si svolgono nel cortile della Balestra di musica lirica e jazz. Insomma, e questo tra l'altro permette anche di godere del panorama dalla terrazza di Castel Sant'Angelo, se ho capito bene. Quindi, insomma, un luogo straordinario. Io ho avuto la fortuna una volta in vita mia di salire proprio di notte sulla terrazza, sulla parte alta di Castel Sant'Angelo, e si domina veramente la città eterna da là sopra. Quindi... Sì, perché il monumento è piantato proprio nel cuore della città e poi è altissimo. Dunque il cortile dell'Angelo, che è quello più in alto, proprio sotto la statua dell'Angelo, offre una vista mozzafiato su Roma, sui colli, sui monumenti, sul Tevere. È veramente un momento di grande bellezza e di grande emozione. Le posso chiedere, se possibile, se conoscete i dati, quale sia stata la percentuale di turisti stranieri? Perché io vedo che questa è una, come dicevo prima, una delle manifestazioni che riesce a unire, credo, turisti romani proprio di Roma, che diventano turisti per una notte della loro stessa città, con turisti di ogni parte del mondo, perché è proprio pensato per tutti, non solo per una categoria. Guardi, il dato che noi abbiamo è comprensivo di tutti i visitatori e dunque quello che lei ha fornito di 40.000 visitatori, però ovviamente d'estate Roma è invasa dai turisti e quindi ci sono sicuramente molti turisti, e quest'anno ce ne sono ancora di più, cioè noi abbiamo registrato un aumento dei visitatori dopo l'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco. E quindi abbiamo avuto un aumento di visitatori anche a Castel Sant'Angelo. Immagino, certo. Allora, per chi volesse conoscere il programma dal martedì alla domenica, con i concerti che si svolgono il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, dove si può trovare tutto il programma per conoscere anche magari la sera più adatta appunto al gruppo di visitatori che in questo momento ascoltano e dicono: bella questa iniziativa, voglio andare anch'io a Castel Sant'Angelo di sera? Ma certo, il programma si trova naturalmente nel sito ufficiale del Ministero, che è www.beniculturale.it. Bene, questa è un'indicazione importante. Io invito i romani ad andare a Castel Sant'Angelo, monumento storico
tra i tanti monumenti storici di Roma. Noi vi ringraziamo ovviamente proprio da romani, perché questo è un evento, come dicevo, non solo per i visitatori stranieri, credo che tanti romani anche quest'anno godranno di questa opportunità. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buon lavoro, arrivederci. Arrivederci, grazie alla dottoressa Daniela Porro, soprintendente del Polo Museale della città di Roma.